Se volessimo stilare una graduatoria di aspettative dei residenti di una strada sul tema asfaltature, sarebbe impossibile individuare l'urgentissima, improrogabile, pericolosissima. Ogni scarafone è bella mamma sua, dice il detto, ma certamente quella di Via Fanella è stata tra le più animate ed auspicate. Oggi, partendo dall'innesto con Via Roma, sono partiti i lavori che la vedranno rinascere in un paio di settimane. Una strada molto trafficata sia da macchine ma anche da molti ciclisti ed era in uno stato onestamente pietoso che da troppi anni aspettava una manutenzione adeguata, come giusto che doveva essere. Noi ci siamo impegnati da quando ci siamo insediati, finalmente quest'anno, come avevamo annunciato, ci eravamo impegnati per questo e oggi è la dimostrazione che le cose che annunciamo e dichiariamo, quando lo facciamo è perché siamo consapevoli e siamo concreti. Per le scuole che sono qui vicino, naturalmente qualche giorno un po' piccoli disagi, ma poi tutto superabile. E purtroppo inevitabilmente per fare un intervento che, come si vede, è molto profondo anche per quanto riguarda gli spessori, era inevitabile chiudere la strada. Ovviamente ci sarà qualche piccolo disagio, credo che però la cittadinanza possa capire che la priorità nostra era quella di mettere in sicurezza e ridare dignità a una strada così importante come Via Fanella. Ci sono anche degli accorgimenti tecnici che state attuando in questo pezzo di strade, cosa sono e in che cosa si quantificano? Allora metteremo sopra una guaina armata che ha la capacità di resistere bene alle sollecitazioni e al traffico pesante che ci sarà. Questa guaina quest'anno è la prima volta che la utilizziamo nel nostro ufficio, nel nostro comune, poi vedremo i risultati, vedremo se è il caso di riproporla anche ai prossimi interventi.